Darei la parola al vicepresidente dell'Associazione Italia Armenia, l'ingegner Scasso, per un saluto introduttivo. Buonasera a tutti. Oggi siamo qui per assistere al sesto incontro del progetto Memoria. Questa è un'iniziativa che ha avuto la sua partenza già diversi anni fa ed è stata fortemente caldeggiata da uno dei pilastri dell'associazione che questa sera fa anche la sua testimonianza, il dottor Surenzo Viviani, che a suo tempo ci ha anche aiutato moltissimo in un'opera che l'associazione ha intrapreso per la trasmissione delle notizie, delle testimonianze legate al genocidio, ma anche alla cultura e all'arte che caratterizzano il popolo armeno e ne tracciano le linee principali. E l'associazione poi è arrivata a produrre un DVD, un compendio, un breve compendio sulla storia armena, che ha aiutato alcuni di noi a fare poi presentazioni presso le scuole e presentazioni pubbliche per far conoscere a più persone possibile la reale dimensione e importanza che l'Armenia e la sua cultura hanno avuto nella storia dell'umanità. Ecco, l'associazione ha un suo sito che può essere facilmente visitato a www.italiarmenia.it e questo sito è sempre tenuto aggiornato per quanto riguarda gli eventi, ma anche e soprattutto le pubblicazioni. È curato da una nostra socia, Francesca Cecchinato, mentre Sandra Fabro Canzian si incarica della scelta e della recensione delle pubblicazioni relative all'Armenia e ai rapporti con l'Italia e alla storia degli armeni. Ecco, chi volesse ulteriori poi informazioni può lasciare la sua email e verrà contattato per poter poi avere aggiornamenti. L'associazione diciamo, vive con le quote associative che sono modeste, se qualcuno vuole associarsi, ben venga. Io adesso passo, diciamo, la parola a Vartan Giacomelli, che solitamente fa da coordinatore di questi incontri. Ricordo che fra 15 giorni, sempre in questa sala, il 2 novembre, ci sarà un bellissimo concerto del maestro Dalbianco, che è anche qui presente in sala. Ci saranno anche delle letture di poesie con una voce recitante, ore 17 del 2 novembre, Armenia tra sogni e conflitti, il 2 dicembre, scusate, ecco, fra 15, esattamente fra 15 giorni. Allora, grazie di cuore a Fabio per saluto e l'introduzione. Possiamo iniziare allora questo evento. Come ricordava Fabio, si inserisce in un percorso che ha già avuto altri momenti e ha, come dire, sempre seguito un po' lo stesso tipo di impianto per contenere la ricchezza e la bellezza delle testimonianze che di volta in volta abbiamo avuto il piacere di ascoltare. Generalmente utilizzavamo diciamo, lo schema di avere due presenze perché potessero dialogare. Nel caso dell'evento odierno, in realtà la scelta necessariamente è stata dare spazio al nostro dottor Surenzo Vigian, proprio perché non solo è portatore di una storia personale e familiare molto ricca, piena di storie e vicende, ma tutti guardiamo a lui come giustamente ha detto Fabio, un pilastro della comunità, un cultore della storia, della cultura armena, custode di tradizioni, di racconti e di memorie che non sono solo quelle relative alla sua dimensione personale e familiare. Quindi davvero c'era la necessità di avere uno spazio adeguato e dargli la centralità che merita.
Seguiremo quindi anche con lui più o meno la cadenza delle altre occasioni, e cioè un'introduzione musicale con l'avvio del racconto che ci riporta un po' alle origini familiari della storia del dottor Zovighian, e poi ci saranno altri due inserti musicali che cadenzeranno lo sviluppo della testimonianza. E proprio per illustrarci quelle che sono le scelte musicali che sempre con grandissima cura la nostra Nicoletta Brandoni seleziona per ogni occasione, e pensando anche a chi viene e al tipo di testimonianza che renderà, le do la parola perché ci introduca il senso e le ragioni delle scelte musicali dell'incontro di oggi. A te, Nicoletta, grazie. Grazie. Si sente bene la luce? Sì. Il primo brano ormai è molto noto, sia perché è la sigla di tutti questi incontri, sia perché è un brano che è amato dagli armeni ma anche dagli italiani. Il titolo è Cineressa. Cineressa ha più di un significato. Noi abbiamo scelto quello di albero proprio per ricollegarci a queste immagini, alle radici e allo sviluppo dell'albero che è il protagonista di questi nostri incontri. Quindi Cineressa fa parte della raccolta di Vartapet Comitas, un brano tradizionale, e verrà cantato da Isabel Bayracadarian. Poi il secondo brano invece introduce un argomento più drammatico legato ai momenti più tristi della storia della famiglia del dottor Zovighian. Per questo brano ci siamo affidati a una voce estremamente suggestiva, quella di Lucene Zaccarian. Il titolo del brano è Ur es mai in, dove sei madre mia? È un brano che è stato ricollegato così per il fatto che sia così struggente, così addolorato, addirittura al nostro Stabat Mater. Invece il terzo brano è confezionato su misura per il dottor Zovighian, però nel Settecento, adesso spieghiamo perché. Allora, ci siamo ispirati a questo libro che gentilmente il signor Michele forse può proiettare, no? Allora, magari dico io, il titolo è un libro del 93, gli autori sono Aleramo Ermette e Paola Coniratti di Deso. Il titolo è La Venezia degli Armeni. Insisto su questo titolo perché sarebbe molto più semplice gli armeni e Venezia o Venezia e gli armeni. E invece è La Venezia degli Armeni, un titolo molto potente secondo me che ci dà già un grande significato. E il sottotitolo 16 secoli tra storia e leggenda. Allora, in questo titolo ho trovato delle citazioni importanti, me ne leggo solo qualcuna, perché scaturisce proprio un binomio secolare tra Venezia e gli armeni. Vi leggo solo qualche citazione allora. Non ci sono dubbi, tra veneziani e armeni esiste se non un'affinità, almeno una correlazione. Entrambi hanno conquistato la civiltà con spiritualità e riflessiva azione tipicamente orientali. Negli uni e negli altri il sentimento di nazionalità ha sempre tenuto il primo posto e non si è mai fatto sopravanzare nemmeno dalla fede, di cui entrambi restano campioni. E la comune attrazione per il viaggio e la mercatura, chi può mai dimenticarla? Allora, la seconda citazione è: Venezia costituisce oggi più che mai un fondamentale caposaldo della nazione armena. Sempre in questo libro, a pagina 146, leggo: non manca sulla laguna veneziana neppure un giornale in lingua italiana e armena, La Voce Armena, di cui è editore e animatore Gregorio Zovighian, dentista di professione, che da Lido assicura una periodica informazione su fatti piccoli e grandi della comunità armena d'Italia e della Repubblica di Yerevan. Allora,
ispirandoci a questo binomio Venezia-Armenia, che soprattutto secondo noi è un momento storico particolarmente significativo nel Settecento per la presenza attiva della congregazione musicalista, abbiamo inquadrato il Settecento come epoca e scelto Antonio Vivaldi e abbiamo esplorato un brano che contenesse il dialogo tra due strumenti musicali, proprio per richiamarci a questo rapporto affettivo tra Venezia e gli armeni. Quindi il brano che proporremo è un brano di Antonio Vivaldi, Concerto per due trombe in Do maggiore. E basta, direi, io non dico altro, salvo che questo brano ha una brevissima introduzione che con Vartan pensavamo molto adatta a interpretare lo stato d'animo degli armeni accolti da Venezia, come una prima immagine di Venezia. E poi ci sarà questo suggestivo dialogo tra le due trombe e abbiamo pensato di dedicare questo al dottor Sorbiano. Sì. Per la sensibilità e l'attenzione che mette in questo e che francamente per l'evento di oggi è più che giustificata, visto davvero l'importanza di chi oggi accogliamo. Dimenticavo solo di dire che peraltro l'evento è organizzato dall'Associazione Italia Armenia, di cui Sorenzo Vigliano è non solo uno dei pilastri, sempre vicino e attento a quello che si organizza e si pensa, ma anche uno dei fondatori, per cui il 17 giugno 1991, assieme ad altri quattro persone, se non tre persone, firmarono l'atto costitutivo d'Italia Armenia, quindi da allora del tempo ne è passato, ma Surelli è ancora qui a sostenerci e starci vicino, quindi un ulteriore motivo per essere contenti, anzi direi emozionati ad averlo con noi oggi. E iniziamo allora l'evento, come diceva Nicoletta, il primo brano che introduce la nostra conversazione è quello di Cimanes. Bene, allora possiamo iniziare e scusate, ecco, il primo inserto di solito ha un titolo, ciò che si è lasciato, ciò che si è perduto. Allora io che mi limiterò semplicemente a avviare il discorso accompagnato da queste slide che il dottor Dovigliani ha selezionato per noi,
La prima domanda che non posso non fargli è: cos'è che si è lasciato, cos'è che si è perduto? E quindi chiedergli da dove veniva la sua famiglia nella Armenia storica. Qui vediamo una cartina e quindi ti chiedo, Suren, se vuoi illustrarcela e dirci da dove vengono i tuoi familiari. Prima faccio una premessa. Intanto ringrazio il consiglio dell'Associazione Italia Armenia per l'invito, come pure le persone qui convenute. Voglio fare una premessa: di tutto ciò che vi narrerò oggi, tutto quello che riguarda dai miei nonni in su, indietro, sono cose che non ho appreso in ambito familiare, perché di solito le tradizioni, le storie di famiglia, di solito, non sempre, vengono trasmesse dai nonni ai nipoti. Io e i miei nonni non li ho conosciuti. Ho conosciuto, se così si può dire, mia nonna paterna, che è morta 10 giorni prima che io compissi 2 anni. A sua volta i miei nonni sono rimasti orfani in tenera età, mio nonno paterno a 13 anni, mia nonna materna a 11, mio nonno materno a 6 anni, quindi anche loro non hanno potuto apprendere tanto dalle generazioni precedenti. La gran parte di quel che so l'ho appreso da pubblicazioni periodiche dal 1850 in poi e da libri, oppure circa una 60ina di anni fa intervistando parenti anziani che mi hanno, oltre che narrarmi tante cose, mi hanno anche fornito e introdotto presso altri parenti o loro compaesani che avevano dei memoriali, delle lettere che mi hanno fornito perché volevano che io facessi un memoriale di tutto ciò. Cosa che tu, scusami Suren, hai fatto, nel senso che questo ne parlerà. Sì. Allora, da dove proviene la mia famiglia? La mia famiglia proviene sia paterna che materna, perché i miei genitori erano parenti, e anzi, mia nonna paterna, mio nonno paterno, mio nonno materno discendevano dallo stesso trisnonno, quindi io a rigore, per via femminile, quindi io a rigore dovrei portare il cognome di questo trisnonno, che non è il cognome che porto, sebbene che il cognome che porto non è il cognome della mia famiglia, ma c'è una storia molto lunga che adesso non è il caso di citare. Il paese d'origine dei miei antenati si chiamava Pingyan, che è una storpiatura del nome Pinik, che è un'abbreviatura di Beniamino, perché secondo la tradizione quel villaggio è stato fondato da un principe di nome Beniamino nell'undicesimo secolo d.C. Lo vediamo qua nella cartina sulla di Suren, è vicino all'Eufrate, vicino a Erzurum. Questo villaggio è in riva all'Eufrate, sulla riva sinistra dell'Eufrate. L'Eufrate compie un tragitto da est a ovest, poi fa un gomito di circa 90 gradi per dirigersi a sud-sud-est. Subito prima di questo gomito, sulla riva sinistra, c'è questo villaggio. Era un villaggio di 1000-1500 abitanti, non di più. Che caratteristiche aveva? Paesaggisticamente zero, perché erano delle montagne brulle, senza nessuna bellezza. Però aveva il vantaggio che era un villaggio molto difendibile, perché era arroccato sulle montagne che lo circondavano per 3 lati. Di fronte c'era l'Eufrate, che quasi dappertutto era a strapiombo. Sull'Eufrate c'era un ponte di legno con una robusta porta che veniva chiusa ogni notte, per cui era quasi impossibile che il paese fosse invaso da curdi dei dintorni. Infatti, di tutti i paesi armeni del circondario era l'unico che non pagava un pizzo ai signorotti turchi e curdi, perché tutta la popolazione era armata, si difendevano, sapevano sparare e anzi incutevano anche terrore ai curdi, per cui succedeva che anche dei turchi, se venivano assaliti da dei briganti curdi, dicevano: guardate, noi siamo armeni di Pignata, allora li lasciavano stare perché avevano paura di ritorsione di questi. Si svolgevano delle attività? Allora, le attività principali di questo paese, ma non solo, di tutta la provincia. La provincia, secondo la circoscrizione ecclesiastica armena, è la provincia di Agr in armeno. In turco Egin, adesso è stata
ribattezzata Kemalie in onore del fondatore della Repubblica Turca, è la città dove ha stazionato la famiglia di tua nonna per 2 anni. Esatto. Ecco, tutti gli abitanti di questa provincia, perché erano province povere dal punto di vista agricolo, c'era una grande emigrazione. Emigravano a Costantinopoli, dove svolgevano principalmente 2 tipi di attività: o attività bancarie, cambio valute, banco di impegni, appalto per le tasse, eccetera, oppure tutto ciò che era collegato alla panificazione, il mulino, vendita di cereali, di granaglie, fornitura di pane agli istituti statali vari. Poi questi che emigravano però stavano lì qualche anno, perché erano famiglie patriarcali, e quindi anche la ditta, diciamo così, era familiare patriarcale, quindi andava un fratello e un figlio, un fratello e un nipote, stavano alcuni anni a Costantinopoli, dopo tornavano in patria e un altro fratello, uno zio, un nipote dava il cambio e così via. Di solito quando davano il cambio e doveva andare un giovane che non era sposato, lo facevano sposare prima, gli facevano avere un figlio, così che lo legavano alla terra. Anche perché quando andavano a Costantinopoli le mamme armene temevano le donne greche che circuissero i loro figli per farli sposare. E come mai questa famiglia? Adesso finisco. Di queste persone che emigravano a Costantinopoli, alcuni raggiungevano dei altissimi livelli anche dal punto di vista finanziario e costituivano la cosiddetta casta degli Amira. Gli Amira erano una specie di aristocrazia, ma non di sangue, ma di censo, perché guadagnavano lavorando con lo Stato, con il palazzo del sultano, riuscivano a raggiungere un notevole grado di ricchezza. Delle famiglie di Pignano, varie erano degli Amira, ma una in particolare era di una ricchezza paperonica. Questo l'ho trovato scritto in un memoriale, ma me l'ha raccontato anche una cugina di mio nonno 61 anni fa. Questi si chiamavano Gigiani e il cognome era onomatopeico, dicono, perché era dovuto al rumore delle ruote dei carri trainati da bufali che trasportavano le loro ricchezze. A quanto pare queste ricchezze erano enormi, perché avevano una o due stanze piene di oro o argento, e ogni tanto mandavano i servitori perché con delle pale si muovessero loro. Però perché uno più è ricco, più è avaro, allora mandavano i servitori svestiti così che non potessero rubare loro mentre erano in tasca. E allora cosa hanno fatto questi servitori? Una volta hanno preso un gatto, l'hanno spogliato, l'hanno portato dentro, tolto le visce e dentro hanno messo l'oro e l'hanno portato via. Un'altra volta si sono messi della colla sotto i piedi così che uscendo hanno portato via un po' di oro. Ben inteso, la vita è sempre la ruota, c'è un ciclo, si sale e si scende. Anche questa famiglia è andata in disgrazia con il sultano, che hanno requisito tutti i loro beni, sono ridotti all'astrico e si è estinta o quasi. Detto questo, bene. Ti chiedevo appunto, intanto volevo dare un saluto a padre Avesaspi della congregazione militarista che ci onora della sua presenza. Buonasera padre. E a un certo momento la tua famiglia è costretta a fuggire, e non solo lei, da questo villaggio. Vuoi raccontarci in che circostanze questa vita? Allora, fino al 1896, che ci sono stati i grandi massacri amidiani, il paese viveva, il villaggio viveva tranquillamente, in pace, era sicuro, tant'è vero che tanti abitanti non erano originari del paese, erano venuti da fuori, proprio perché era difendibile, stavano tranquilli. 3 famiglie dei miei antenati, per esempio, erano del Karabakh, si erano trasferiti lì proprio per stare, vivere in un posto sicuro. Nel corso dei massacri del 1896, poco prima dei massacri, sono entrati una 50ina di gendarmi nel paese, hanno detto per proteggere la popolazione. Dopo però è arrivata una plebaglia di circa 10.000 turchi, curdi, miliziani,
o altro, armati, e lì il ponte, la porta sul ponte non ha potuto resistere. Sono entrati nel paese, l'hanno messo a ferro e fuoco, hanno bruciato tutte le case, meno quella che vedete sulla fotografia. Questa è l'unica casa che è rimasta del villaggio. E poi, curiosità, questa è la casa natale del poeta Misak Bezalel, uno dei più grandi poeti armeni, che ci ha vissuto fino a 8 anni quando è emigrato con una famiglia. Si è salvata solo per quella casa, tutte le altre sono incendiate, sono state uccise 110 persone, tra i quali 3 miei bisnonni. 15 o 18 ragazze o spose giovani, per non cadere in mano ai turco curdi, si sono prese per mano e si sono gettate a strapiombo negli Eufrati e sono morte. C'era un cugino, un terzo cugino di mia nonna paterna, che era sposato, aveva 3 figli, 2 figlie e un figlio. Lui e gli altri uomini erano sulle montagne per combattere contro questi invasori. Chi è riuscito si è nascosto, la moglie di questo parente si è trovata, circondata dalla plebaglia, e per non cadere in mano a loro era tutto incendiato il paese, si è buttata nell'incendio e è arsa viva con i figli. Si è salvata solo una figlia, la più grande, che aveva 6 anni, questa è scappata ed è riuscita a mettersi in salvo. E questa immagine, scusa, come sei riuscita a recuperare? Non è una fotografia, è un disegno, un quadro. Comunque questa faccetta... Col suo nome, vero? È Nazenin. È scritto Nazenin, l'eroina di Tindiano. L'eroina di Tindiano. E su questo fatto un poeta armeno, Levone Sajanian, ha scritto anche un poema, una cetra bruciata sulle ceneri di Pignan. Il marito, il marito, subito quando è cessata la buriana, diciamo, è entrato in paese, ha visto che c'era quel che era successo, ha avuto un ictus, ha avuto un emiparesi. Il cugino di questo parente, che anche lui era riuscito a sopravvivere, ha caricato una trentina di parenti, fra cui anche mia nonna paterna, questo qua, il vedovo, diciamo così, perché era, aveva un emiparesi, l'ha caricato su un mulo, l'ha portato in una città vicina perché lì c'erano delle case per poter abitare. Ogni giorno andava un medico per curarlo e lui in quella situazione ha fatto un voto. Ha fatto un voto e ha detto: se guarirò voglio farmi sacerdote. Lui è guarito, è stato ordinato sacerdote, e poi è salito nella gerarchia ecclesiastica, è diventato vescovo, arcivescovo. E che vocca! Che vocca strana, anche qui c'è la foto, che per 11 anni è stato luogotenente del Patriarcato Armeno di Costantinopoli in attesa dell'elezione del nuovo patriarca. Questo Kevork Arslanian, che poi non c'era Antonio Arslan, però gliel'ho detto, era lontana parente con la famiglia di Antonio Arslan. Vabbè, è sempre rimasto legato alla memoria di sua moglie. Ha trovato le ceneri di sua moglie, le ha raccolte e nel cimitero armeno di Costantinopoli, nella loro tomba di famiglia, proprio in centro, con un cerchio, un rettangolo tutto attorno, ci sono i resti di sua moglie, è scritto eroina, martire, eccetera, eccetera. Poi, dopo anni, ha scritto vari libri, questo monsignore, in un libro che ha scritto l'ha dedicato alla mia generosa e eroica moglie, alla memoria di moglie. Poi, più avanti, l'ospedale armeno di Costantinopoli è stato restaurato e lui ha fatto costruire o restaurare un'ala per la maternità e ha fatto mettere il nome di sua moglie. Sua figlia, dell'arcivescovo, che ha sposato il primo cugino di mia nonna paterna, ha avuto 3 figli. Il maggiore dei 3 figli ha avuto una figlia e ha messo il nome di questa eroina. Nazenin. Sì. E il fratello di questo? Il fratello, perché avevo detto ad Antonio varie volte, guarda, devi scrivere un romanzo dal titolo Il fuoco e la croce, perché il fuoco
ha avuto una parte importante nella storia di questo arcivescovo. Questo arcivescovo aveva un fratello che era sacerdote sposato, però a quei tempi i sacerdoti sposati non erano molto istruiti, bastava che avessero una bella voce e conoscessero molto bene i riti. Ma questo era un vero intellettuale, aveva fatto degli studi sulla filosofia di Bergson, era autore di testi scolastici di storia armena e di religione, era collaboratore della stampa periodica armena, per quello era stato nominato vicario della diocesi di Harpert. Quando c'è stato il genocidio, che c'è stata fatta prima di tutto la retata degli intellettuali, dei maggiorenti, è stato arrestato anche lui e torturato perché confessasse, dove, rivelasse dove erano nascoste le armi. Lui non ha rivelato niente, l'hanno sottoposto a delle torture che non sto a ripetere perché ci sono delle signore, e a un certo punto lui e altri sei compagni di cella, fra cui anche lo scrittore Trigavinzi, che è stato l'iniziatore della letteratura armena di provincia, vista la situazione si sono dati fuoco, si sono bruciati vivi. Per quello dicevo, il fuoco e la croce ha segnato questa famiglia. Queste vicende sulle legate ai massacri del 96 si collegano anche a quelle che tu hai raccontato come storia delle caverne. Ce le vuoi raccontare? La storia delle caverne è del genocidio del 1915. Quindi facciamo un salto. Sì, dopo l'incendio del 96 si ha ricostruito un po' di case, eccetera, erano catapecchie, tanta gente è emigrata. Scusami, vediamo, questo è il ponte. Questo è il ponte, adesso c'è un ponte nuovo che ha fatto una cinquantina di anni fa. Comunque questo è il ponte. Di cui parlavi, che collegava Vignan. Con la riva opposta, perché sulla riva opposta c'era una chiesa dedicata alla Madonna, costruita nel 1835, anche qua vi racconto un aneddoto perché è proprio mnemonico della mentalità del tempo. Torniamo alla storia. Questa chiesa è stata costruita da due famiglie. Uno erano tre fratelli, l'altro era il bisnonno di una mia bisnonna. Hanno costruito la chiesa, dopo bisognava mettere una targa, è stata costruita questa chiesa con la benefattori e l'Italia. Ecco, non sono riusciti a mettersi d'accordo quale delle due famiglie doveva essere citata per prima su questa targa, quindi niente targa. Poi sempre questo altro episodio curioso di questo bisnonno di mia bisnonna, sempre ho letto su un libro, dice che lui e la moglie sono andati in pellegrinaggio a Gerusalemme, questo a fine del 1700, inizi dell'800. Poco prima di arrivare a destinazione c'è stato un naufragio, la moglie è morta, punto. E poi continua. Per ringraziare, lui, il bisnonno della bisnonna, ha fatto una donazione al convento armeno di Gerusalemme. Però non si capisce perché ha ringraziato, perché lui si è salvato e perché ha perso la moglie. Beh. Quello non si è capito. Venendo alle caverne. Buonasera, ciao Antonia. Proprio ho parlato di te pochi minuti fa. Ah, grazie. Dopo ti ripeto per indurti a scrivere l'ennesimo romanzo. Allora, nel 1915, con il massacro, sono stati chiamati alle armi tutti gli uomini validi, però c'è stato un gran movimento di diserzione, che sia ben chiaro, i disertori armeni in percentuale erano il numero inferiore in percentuale dei disertori musulmani, quindi non erano gli armeni che disertavano, come dicono i turchi. E quindi scappavano e venivano a casa loro a Vignan per nascondersi, però dopo i gendarmi venivano, li trovavano e allora, visto che non era più sicuro nascondersi a casa, perché lì tutto attorno c'erano tante grotte, quindi loro si sono nascosti nelle grotte e sono rimasti lì. Però i gendarmi li cercavano in continuazione. A un certo punto erano divisi in varie grotte perché erano una settantina, ad un certo punto sono arrivati due loro parenti, hanno scoperto dove erano e hanno detto: guardate, il sultano ha concesso un'amnistia, potete scendere, non vi succederà niente, eccetera, eccetera. Tanti hanno creduto, sono scesi, li hanno portati in paese, li hanno portati in chiesa, li hanno chiusi nella chiesa, sono stati lì tutta notte, il mattino dopo li hanno fatti uscire, due a due li hanno legati con del filo di ferro e li hanno spinti nelle Eufrate, sono annegati.
chi riusciva a nuotare e salvarsi gli spararono. In due sono riusciti a slacciarsi e uno dei due, che era uno molto prode, diciamo, ha detto al suo compagno, che era uno che ben piantato: colpisci il gendarme e scappiamo. Questo dall'emozione è rimasto paralizzato, l'hanno ucciso. Quest'altro invece è riuscito a scappare e è tornato nella caverna. Venivano sempre braccati, quindi cambiavano. Adesso non sto a dilungarmi tanto, perché questa storia l'ho saputa da un compaesano, anzi l'ho indotto a scrivere le sue memorie 50 anni dopo i fatti, perché erano inedite, e dopo vi dico anche il perché. Hanno cambiato caverne, finché dopo un giorno sono stati trovati, sono venuti dei gendarmi e hanno detto: guardate, dovete crederci, ormai c'è l'amnistia, non vi faranno niente, eccetera, eccetera. Alcuni hanno creduto, fra cui quella persona che vedete sulla foto, che sarebbe un primo cugino di mia nonna, che era un insegnante molto, molto severo. Sono scesi, Levon Goshkarian. Sono scesi, anche loro li hanno portati in chiesa, dormivano lì la notte. Nelle chiese armene c'è una parte, come qua c'è questa specie di soppalco, perché lì ci stavano le donne, perché devono stare separate, e lì dormivano dei gendarmi turchi. E mentre erano di notte, uno di questi che avevano creduto alle offerte, alla promessa di amnistia, sente che i soldati dicono: basta, sono stufo, voglio tornare a casa, ora di finirla, eccetera. Quell'altro dice: dai, basta, tanto domani abbiamo finito tutto con questi, li facciamo fuori e basta. Una volta che ha sentito questo che ha sentito, il mattino dopo ha chiesto a un gendarme: voglio parlare con il vostro capo. L'ha portato e ha detto: senta, non so, maresciallo chi era, mi sono convinto che le vostre promesse sono sincere e io credo fermamente in tutto quello che mi dite, quindi però, dato che nelle caverne ci sono ancora i miei familiari, voglio andare a convincerli che scendano anche loro. Bravo, bravo ragazzo, sei bravo, hai capito. Però gli dice: sa, però qui assieme a me c'è Levon Goshkarian, che è il più autorevole del gruppo, se potesse venire anche lui con me può convincerli più facilmente. Ho detto: va bene. Allora li ha portati, con dei gendarmi sono saliti. Nel frattempo, fra i gendarmi tutti si era diffusa la notizia che nella caverna c'era anche una ragazza, e uno aveva piantato gli occhi su questa ragazza, devo sposarla, eccetera, uno dei gendarmi. E allora sono arrivati e dicono: sai perché c'è il gendarme che vuole sposarti? E loro di sopra dalla caverna hanno capito l'antifona, e la ragazza fa: sì, ma io voglio avere maggiori dettagli su questo candidato sposo, eccetera, dovete venire che parliamo a quattro occhi, salite nella caverna. Allora il maresciallo dice: salite, però dopo un'ora dovete scendere. Certamente sono saliti, e passa un'ora e mezzo, non scendono. Questo: ah, scendete, e non ci lasciano scendere. E allora da giù bestemmie, parolacce, e da sopra il doppio di bestemmie, di parole. Bestemmie no, perché almeno non si bestemmia, ma però tutti lobi, diciamo, perché tanto non avevano niente da perdere. Apro una parentesi, questa è una storia così avvincente, che volevo avere altre informazioni. E avevo i nomi dei sopravvissuti, ho detto: guardo se trovo qualche discendente che abbia dei documenti su questa fuga, e su internet ho trovato che uno aveva lo stesso nome e cognome di uno di questi che si sono salvati. E perché un cognome raro, ho dovuto iscrivermi a LinkedIn, gli ho scritto, ho detto chi sono, ho detto una storia così. Per caso è scomparso, sì, è mio nonno, con lui non ne sapevo niente, neanche il mio zio non sapeva niente. E questo aveva fatto, abita a New York, un pittore, scultore. E ho detto: non ne sapevo niente, che roba, che notizia che aveva. Insomma, questo è venuto a trovarmi a Venezia per vedere cosa si può fare per fare il film. Adesso aspetto di vedere se riesce a fare qualcosa. Un altro aneddoto di questo, che poi chiudo questa storia: questa ragazza che c'era nelle caverne, a un certo punto dice a quello che ha scritto il memoriale: scendiamo giù al fiume per prendere un po' di acqua, perché l'acqua la prendevano dal fiume. Il cibo, andavano di notte nei villaggi vicini, rubavano delle mucche. Una volta hanno rubato 5 mucche, hanno fatto guardare le mucche sull'Eufrate, dopo le hanno portate, le hanno scoiate e hanno mangiato.
detto, mi viene a aiutare che portiamo su un po' di acqua. Ho detto, va bene, allora sono circondati agli Eufrati e questo qua vede che questa si inoltra sempre di più dentro agli Eufrati. No, cosa fai? Ho detto, basta, guarda, questa non è vita. Tante nostre sorelle si sono sacrificate, anch'io voglio buttarmi nel fiume e la facciamo finita. Ma no, sei matta, eccetera. E dopo dice, sì, ma se tu vuoi ammazzarti, dopo io devo tornare nella caverna, lì c'è tuo fratello e cosa mi dice? E poi gli fa, senti, dopo devo dirti una cosa importante, le fa. Allora, questa si è convinta, sono tornati pian piano, era sera, sono arrivati verso la caverna e questo che Nana dice, io per tutta la strada pensavo, che cosa gli racconto di importante a questa? Se dopo mi chiede, arrivati vicino alla caverna, questa gli fa, cos'è che dovevi dirmi di importante? E lui gli risponde, guardate la verrecondia delle persone di allora. E dice, senti, se riusciamo a salvarci, ti prometto che noi ci si possa appartenere l'uno all'altro. E dice, era buio, non potevo vedere la sua faccia, che reazione aveva. E mi fa, sono grata e consenziente. E così, sono stati in 11 persone per 11 mesi sulle montagne, finché dopo hanno trovato dei curdi vicino, c'è una zona montuosa abitata da curdi che non erano nemici degli armeni, perché forse erano di lontana origine armena. Si sono messi d'accordo con questi curdi, era avanzato l'esercito russo, li ha portati di là delle linee e così si sono salvati. Però non era finita, perché poi l'esercito russo si è ritirato e allora le bande, la soldataglia, i soldati turchi li seguivano. C'era un passaggio, migravano verso est, verso l'attuale Armenia ex sovietica. C'era un passaggio che si chiama in turco Valle del Diavolo, lì erano stati massacrati moltissimi armeni della città di Erzincan durante il genocidio, e lì era rischiosissimo perché era una gola e i curdi, i turchi sparavano e uccidevano. Questi salvati dalle grotte erano la retroguardia e le Bomboscarian comandava tutto il gruppo. Sono arrivati a un punto che c'era un fiume, se guardavano quel fiume erano salvi. Arrivano al fiume e vedono che il ponte era stato distrutto dai turco-curdi. E allora cosa fa le Bombe? Dice, erano con dei carri, buttate tutti i carri nel fiume, poi ci formano un ponte e ci salviamo. Uno dei padroni dei carri dice, no, io non butto il mio carro, io torno indietro. Allora cosa fa? Devo prendere la pistola e gli spara. L'ho ammazzato, però così tutti gli altri hanno guardato e si sono salvati. Dopo lui è andato nel Caucaso perché era attivista della Federazione Rivoluzionaria di Armenia e è finito in Siberia. Abbiamo chiuso questa pagina che ci hai raccontato con queste storie incredibili che sono di terribili per gli esiti che hanno avuto, ma sono anche testimonianze di eroismo. Allora ci fermiamo solo un attimo proprio nel ricordo di queste persone, delle loro storie e del martirio che hanno subito. Allora proseguiamo in questo racconto, abbiamo parlato della fuga da Pindiana e tutto quello che è successo prima dei massacri del 96 e poi delle vicende del 1915. Vorrei che tu potessi raccontarci un po' quindi le peregrinazioni che hanno subito sia i nonni da parte materna sia i nonni da parte di
paterna. Se vuoi intanto commentarci questa foto e spiegarci un po' di chi stiamo parlando. Allora, la foto che sono due persone sono i miei nonni materni. La foto di gruppo, quel bambino a destra è mio nonno materno a circa 7 anni. E quegli uomini seduti col fez sono i suoi due zii paterni. Quello di sinistra aveva un'attività bancaria, era molto ricco. Quello di destra aveva sposato una greca e aveva un alto incarico nelle poste, nei telegrafi ottomani. Gli altri due bambini sono figli di un cugino degli zii di mio nonno materno, che erano rimasti orfani perché il loro padre era annegato nell'Eufrate. E che sorte ha questa famiglia? Dove fugge dopo Vigliano? Materna. Allora, mio nonno materno è andato a Costantinopoli dallo zio. Dopo è rimasto lì, ha studiato presso i Mechitaristi di Vienna e poi nel 1912 si è sposato con mia nonna. Mia nonna era di Costantinopoli, però la sua famiglia era emigrata lì dalla Persia. Mia nonna era sarta, si vede che era anche abbastanza capace, perché a Costantinopoli c'era un sistema strano delle sarte. Quando noi abbiamo bisogno di un sarto, ci prende le misure, torna a casa, cuce, dopo ci fa le prove, torna. Invece no, la sarta va in casa, sta lì tutto il giorno, 2-3 giorni, cuce tutto perché c'è da cucire, ecco. E così mia nonna andava, non so, per giorni assieme a una sua sorella minore che ho conosciuto molto bene, e nel palazzo lì del sultano, per le mogli del sultano, e lì cuciva, e dopo se ne tornava a casa. E mia nonna ha finito questi studi, nel 1912 si è sposato con mia nonna, sono rimasti a Costantinopoli fino nel 1916, è nata mia madre. Quando c'è stata la prima guerra mondiale, mio nonno, per non andare soldato, non so che intruglio ha bevuto per figurare malato, ma questo gli ha danneggiato il cuore e quindi anche quello è stato un motivo della sua morte prematura. E scusami, che la nonna materna era stata 2 anni anche a Salonicco? No, a Salonicco in una parte paterna. Sono stati lì a Costantinopoli. Dopo, quando è arrivato Kemal in Turchia, mio nonno, perché anche lui faceva parte della Federazione Rivoluzionaria Armena, è scappato con mia madre di 6 anni e sono andati a Berlino. A Berlino è stato raggiunto da un suo nipote, figlio di una sorella, che erano sopravvissuti al genocidio, è andato da mio nonno, che era suo zio, e dopo con quello, perché mio nonno era ammalato, lì in Germania gli hanno detto lei il clima di qua non le va bene, deve andare in Romania. Allora sono andati in Romania, dopo un anno è andata lì mia nonna, la sorella di mio nonno, con le loro famiglie, c'era una specie di federazione di famiglie, perché c'era mio nonno, mia nonna, mia madre, che vivevano sotto lo stesso tetto, la sorella di mio nonno con 2 figli, la sorella di mia nonna con il marito e un figlio. Vivevano tutti assieme in armonia. E sono stati in Romania, prima nella città di Galaz, sul Mar Nero, poi sono stati alcuni mesi a Bucarest e poi nella città di Costanza, sempre sul Mar Nero. Mio nonno in Romania si occupava di rappresentanza di vari materiali. Mia nonna continuava a fare la sarta. Mio nonno era malfermo di salute e è morto nel 1936, dopo 46 anni. Quando è morto il 7 maggio 1936. Per un mese, ogni notte, mia madre ha sognato una barca su un fiume, su un lago. L'ultima notte ha visto che la barca era affondata e quel giorno è morto suo padre. Poi San Unico. Allora, invece la parte paterna, dato che il paese non c'erano più case. Scusami, se abbiamo la foto, sono questi, no? Materna.
piccoli di cui ha parlato. Sì, adesso. Sì. Invece i nonni paterni. Quindi è la Siranush. Sì, Malchassian. Malchassian. Sì. Invece lui si chiamava Surendra Gopian. Surendra Gopian. La famiglia paterna è complicata. Ti spiego perché. Mio padre è nato postumo, 5 mesi dopo la morte di suo padre. Suo padre è morto a 19 anni. Era l'amico intimo di Misak Mezzarezzi, il poeta che ha scritto la prima poesia che ha scritto, l'ha scritto proprio in memoria della morte di mio nonno. Mia nonna è rimasta vedova a 17 anni. Viveva assieme a sua madre, alla sorella, al marito della sorella. Per fortuna la madre di mia nonna stava bene perché aveva ereditato dal nonno parecchie ricchezze, perché il nonno di questa mia bisnonna era molto ricco perché aveva fatto molti affari a Costantinopoli solo in un giorno durante la guerra di Crimea, vendendo del frumento, delle piaghe per i cavalli dell'esercito, aveva guadagnato 400 monete d'oro. E quindi vivevano grazie a quello. La sorella di mia nonna era sposata con il cugino del poeta, però era, come si dice in dialetto, un buon da niente e viveva alle spalle della suocera. Questo qua, questo cognato di mia nonna, voleva sbarazzarsi di mia nonna, che era rimasta vedova, c'era un figlio e quindi le attenzioni di mia bisnonna erano più concentrate su questo bambino orfano che non sui suoi. Allora ha fatto per far risposare mia nonna dopo 5 anni di vedovanza. Quindi mia nonna si è risposata con Setrazzo Via, che ha fatto da padre a mio padre. Quindi il mio cognome vero sarebbe Hovian, che deriva da Hoviv, che vuol dire pastore, che anche questo ha una storia. Adesso dico brevemente come ho saputo questa storia. A Venezia c'era una famiglia armena, padre di famiglia era uno molto anziano, molto colto, aveva conosciuto tutta la intelligenza armena di Costantinopoli. E io ero un ragazzino, andavo a trovarlo ogni tanto e una volta mi dice: sai, sulla tale rivista c'è un articolo scritto da uno scrittore lontanissimamente vostro parente che narra delle origini della tua famiglia. Tu, vabbè, mi sono ricordato la rivista e basta. Dopo qualche anno, cioè 61 anni fa, sono andato a Costantinopoli. A Costantinopoli, un giorno dopo che sono arrivato, sono andato subito da un libraio che conoscevo perché anni prima mi era fatto mandare dei libri. Sono arrivato nella libreria, era una roba che assomigliava un po' alla libreria Acqua Alta di Venezia, in disordine. Il libraio era uno vecchio, un po' buco, e ho detto: senta, avrebbe la collezione di questo? Non sai, non vedi quanti libri che ci sono, come posso sapere? Io mi sono ammutolito perché allora un giovane, se veniva redarguito, taceva, non diceva parolacce come si fa adesso. Allora ho detto: beh, guarda, dato che sono qua, do un'occhiata, c'erano dei libri affastellati, mi vedo un libro di sguaggito, quindi guarda, ho detto: toh, era un numero di quella rivista. Cominciò a sfogliare, toh, c'è l'articolo che parla della mia famiglia. Allora lui ha detto: questo è rimasto sbalordito. E da lì ho saputo. Allora, una volta che mia nonna si è risposata, questo nonno patrigno di mio padre, che però abbiamo sempre considerato come un nonno, era un esiliato politico, e perché anche lui faceva parte dello stesso partito del mio nonno materno. E quando nel 1908 c'è stata la rivoluzione dei giovani turchi che hanno abbattuto il sultano Abdulhamid, è cessata anche sentenza di esilio, sono andati a Costantinopoli, hanno vissuto un anno a Costantinopoli, dopo un anno sono andati su una cittadina in riva al Mar Nero, dopodiché nel 1910 sono andati a Salonico. A Salonico sono stati 2 anni dal 1910 al 1912, che coincideva con la guerra italo-turca. E perché si sa che i turchi quante balle raccontano, la guerra italo-turca l'ha vinta l'Italia. Ecco, invece i turchi cosa raccontavano? Gli italiani sono tutti ubriaconi, bevono, si ubriacano, dormono, dopo arrivano i nostri soldati e tac, tagliano le teste. Non abbiamo visto che teste sono state tagliate. Mio nonno mi ha fatto delle invenzioni riguardo al trattamento degli amidi in campo tessile.
e allora avevo trovato due fabbriche che mi avevano proposto di collaborare, una era in Belgio e una era in Italia, a Mortara, in provincia di Pavia. Quindi, scusami, Suzanne, questa foto è un po' sfocata a Venezia. Era con la bombetta e il mio nonno. Settrazio Viviano. Dal lato opposto con un cappello che sembra un ombrello e mia nonna. Martanuscia Straniana. A fianco con un bambino e mio zio, in mezzo c'è la nostra parente che era in viaggio dalla Bulgaria a Parigi, e sono incontrati a Venezia e andata a trovare. Quindi dopo Salonicco si sono spostati a Mortara. Vi racconto qualche anno. Nel 1912. Sono arrivati in Italia il 10 agosto 1912 a Trieste. E quando sono arrivati a Trieste, lì la dogana, c'era mio nonno, mio padre, mio nonno, eccetera, il doganiere ha detto: questo chi è mia moglie, questo chi è per mio padre, detto, mio figlio, e poi l'ha scritto Zovigliani, da quello così è diventato Zovigliani il nostro cognome. Vabbè, arrivati a Mortara, mio nonno. Come mai Mortara? Perché c'era questa fabbrica degli anni, che il tessile che ha messo in pratica le invenzioni di mio nonno, che anzi all'inizio il titolare della fabbrica, che si chiamava Scavia, era un po' titubante, era sospettoso. Dopo ha visto i risultati che ha dato al campo libero e l'ha nominato direttore. O in quel periodo, faccio una parentesi, ricordatevi, prima della prima guerra mondiale, Italia intrisa di spirito risorgimentale, erano ancora vivi dei garibaldini, Francesco Giuseppe era ancora vivo, ecco, questo era l'ambiente. Oh, mio nonno aveva ordinato del carbone per scaldare la casa, e allora il carbonaio gli ha mandato il carbone, da cui manda la fattura in fabbrica, non sapendo bene il nome di mio nonno, sulla busta ha scritto al signor Turco direttore. Mio nonno mi ha detto: metta in dentro, si è arrabbiato, allora ha preso i soldi, li ha messo nella busta, e sopra c'è scritto al signor austriaco carbonaio, e gli ha mandato. Ho detto dell'Austria, cioè, mi hai detto, io dico dell'Austria. Arrivati in Italia, mia nonna, perché mia nonna era una donna energica, sagace, voleva sempre avere contatti con persone più colte di lei per istruirsi. Arrivata in Italia, mia nonna ha preso una maestra che gli insegna in italiano, ci sono ancora i quaderni di mia nonna che fa i temi. E allora un giorno, durante la prima guerra mondiale, è successo che, non so, l'Italia, Francia, l'Italia hanno avuto una qualche vittoria. E allora mia nonna, dalla gioia, ha cucito delle bandiere italiane, francesi, inglesi, le ha esposte fuori, e da quel giorno loro sono stati esentati dal dovere, mio nonno, ogni settimana andare a mettere la firma nella sottoprefettura che c'era allora. Quindi, scusami se mi interrompo, abbiamo lasciato la famiglia di tua mamma, quindi la parte materna in Romania, la parte invece paterna arriva nel 1912 a Mortara e quindi vanno a Milano. Quindi introduciamo anche la figura di tuo padre, lo vediamo in questa foto in divisa. Ma questo è più avanti. Sì, ma solo per identificarlo. A Mortara fino al 1918, poi tuo padre. Poi il 18 vanno a Milano, nel 1920 mio padre e mio zio vengono al collegio almeno a Venezia. Collegio almeno a Venezia. E mio padre lo finisce nel 1924, dopodiché va a studiare a Padova. Va a studiare a Padova medicina. Che è la stessa storia di mio nonno, che studia a Venezia. Certo. E poi dopo anche mio nonno e mia nonna si sono, nel 1926 si sono trasferiti a Padova. E quella, dopo il 1928 mio nonno è morto, nel 1930 mio padre si è laureato, e adesso devo introdurre qualche aneddoto. Si è laureato nel 1930, l'anno dopo ho fatto una supplenza di un mese con il medico condotto a Campo San Martino, in provincia di Padova, e poi per un anno, per 11 mesi a Casal Serugo, sempre qua in provincia di Padova. Nel 31. Casal Serugo era una specie di feudo di un tale di nome Leonino D'Azara, pioniere dell'aviazione civile. Leonino D'Azara era il padrone del paese, mi pare Podestà era il suo fattore. Detto il Gran Cordone. Che era un titolo di Gran Cordone che non so che è un titolo onorifico, è la massima onorificenza che viene concessa. Ah, non so che. Comunque, tutta la gente parlava, non dicevano il Gran Cordone, il Gran Cordone. Un giorno arrivava la notizia che arrivando
abbiamo incontrato i giovani del paese, i ragazzi vanno in bicicletta, vanno incontro, che arrivava in automobile, e ha detto come padre, guarda che viene per un cordone, bisogna rivedere, allora va in piazza, lì c'era il stile, il podestà, il parroco, il farmacista, il maresciallo dei carabinieri, delle autorità locali, arriva questo gran cordone, scende dalla macchina, lo salutano, mio padre era nuovo, allora lo presento, dice, questo è il medico condotto, mio padre allunga la mano e le mano da già alla larga dai medici, allora mio padre gli fa, le auguro che le venga un mal di pancia, entro mezz'ora e non trovi nessun medico che la curi, e allora prende chi se ne va. Torna a casa, sta pranzando, finito il pranzo, arriva un giovane, un giorno si sente il caldo, il gran cordone la invita a pranzo, guarda, ho appena finito di mangiare, non posso venire, questo giovane se ne va dopo un po' e torna, il gran cordone la invita a prendere il tè, allora vabbè, è andato a prendere il tè dal gran cordone, poi si vede che il gran cordone è piaciuto così tanto, mio padre, Leonino da Zara era ebreo, che si vede ha voluto che mio padre si converta all'ebraismo, perché dopo è andato in paese, ha mandato il gran cordone, il rabbino capo di Padova che si chiamava Campo Galliani per convincerlo, mio padre ha detto guarda io la mia religione me la tengo, lei tengo la sua e mi tengo la mia. E poi due anni, nel 32 invece è andato medico condotto per 5 anni a Fossò in provincia di Venezia. Sì. Qua vi racconto un altro aneddoto che non è tanto piacevole, però sono cose che capitano. Vai. Appena, poco dopo che era arrivato a Fossò, nel paese vicino c'era un medico condotto che era stato suo compagno di corso, quindi si conoscevano. Questo qua quando si incontra dice, senti, allora il medico condotto era una specie di pronto soccorso, doveva fare tutto, parti, podalico, questo e quell'altro, piccola chirurgia. E dice, senti, se hai bisogno di problemi di ostetricia, io sono esperto, posso darti una mano. Un po' di dice, vabbè, me la so cavarmela comunque, grazie. Dopo un po' arriva un giovane, un uomo, da mio padre, dice, senta, c'è quel suo collega amico che chiama, dice di venire. Va bene. Mio padre prende la bicicletta, va, arrivano, entra in una casa, lo porta in una stanza, si vede che c'è una puerpera. C'è una puerpera e in un angolo c'è questo suo ex compagno di corso, il medico condotto del paese vicino, tutto con un'aria da tapino. Poi c'è un cattino più in là e cosa vede? Il braccio di un neonato. Poi a Fossò fino al 1937. Una curiosità. Mio padre Fossò stava a pensione in una casa di due fratelli religiosissimi. Avevano un fratello che era un signore, era direttore della tipografia del seminario. Prendevano delle donne di servizio, prendevano, avevano una sorella suora e le convincevano e le mandavano a farsi suore. Quindi cambiavano sempre il personale. Oh. E qui ci avviciniamo poi all'incontro tra il matrimonio di tuo padre con tua madre. Sì. E perché dopo Fossò nel 37-38 a Mansue. Mamma sua in provincia di Treviso. Ecco, l'incontro con la mamma, intanto vediamo queste immagini su Ren. Sì. Questa è gennaio, mia madre, nel gennaio del 1938 a 22 anni. Abitava in Romania. Però aveva legami di parentela con la famiglia di tuo padre. Da noi, almeno fino a qualche generazione fa, i primi cugini erano considerati fratelli, tanto è vero che io ogni tanto quando intervistavo persone anziane chiedevo chi erano i tuoi zii paterni magari, e allora mi dicevo questo, e dopo saltava fuori che non era un fratello del padre, era il cugino, ma perché erano famiglie patriarcali, vivevano assieme, allora credevano che fossero fratelli, quindi anche terzi cugini, anche per me è successo, i terzi cugini mi consideravano fratelli. E quindi era mia nonna paterna e mio nonno materno, sebbene non si frequentassero, ogni tanto si scrivevano, si erano conosciuti da bambini piccolissimi, però erano così legati che nel 1920 che mia nonna è andata a Costantinopoli a trovare un suo cugino, dopo doveva partire e salire in nave, non so per quale motivo il mio nonno materno non era riuscito a incontrarla, la nave era già, si era messa in moto,
affittato un motoscafo e corso dietro alla nave per salire per salutare mia nonna per dargli un piccolo regalo. Quindi quando, altra mentalità di allora, quando moriva un parente tante volte non si diceva ai parenti stretti, rimaneva segreto. Io ho conosciuto una famiglia a Venezia che c'era la madre, un figlio e un altro figlio era in Argentina che era, è morto. Alla madre non ha detto niente, il figlio che era qua ogni tanto scriveva delle finte lettere come se fosse stato il fratello morto, le presentava alla madre perché la madre non sapesse. C'è una canzone armena che dice che mia madre non sappia della mia morte, che il mio cuore vada in pasto ai lupi, però mia madre non sappia della mia morte. È una vecchia canzone popolare. E quindi quando è morto mio nonno nel 36, 7 maggio 1936, mia nonna non è stata avvertita. Dopo però i segreti possono essere mantenuti a lungo, è venuta a sapere allora i grandi dispiaceri, eccetera, allora almeno che venga la figlia così cambia un po' di aria, eccetera, allora l'hanno invitata, è venuta e dopo si sono conosciuti con mio padre. Quindi tua madre dalla Romania è stata diciamo inviata in Italia. Tanto è vero che la mia nonna la chiamava zia perché era e questo avviene nel 1938. Sì, il 31 ottobre 1938 ci sono sposati. Questa è una foto scattata a Padova il giorno del loro fidanzamento, 8 settembre 1938, foto Turola, famoso, che io dopo tanti anni sono andato, sapevo la data, lì me l'ha tirata fuori, avevo ancora la lastra e me l'ho fatta ingrandire, c'era ancora in archivio. E loro dal 1938, quindi quando si incontrano e si sposano, dove vanno? Vanno poco dopo, vanno a Gagliarine, dove? In provincia di Treviso, al confine con il Friuli. Gagliarine. Sì. Quindi affrontano anche tutta la vicenda della guerra lì. La vicenda della guerra, e qua c'è una vicenda dolorosa, che è composta di tre atti. Io vi racconto il secondo atto, poi vi racconto il terzo atto, e dopo vi racconto il primo atto. Allora, durante la guerra partigiana venivano sempre dei partigiani a casa nostra a portare via roba, lenzuola, indumenti, vermiglietti o altro. Poi venivano i fascisti e portavano via pezzi di automobile per pezzi di ricambio delle loro automobili. Così. Un giorno però si presentano due giovani in bicicletta armati e chiedono a mio padre e gli dicono ci segua, si è capito che cos'era. Ha dovuto seguirli. Strada facendo incontrano un certo ragioniero Mattiuzzi che lavorava al consorzio agrario. Anche lui ha intuito, ha detto ma che cosa fate? Il nostro medico, che cosa lasciate stare, non ho mai fatto male a nessuno, eccetera, loro hanno tirato dritto. Questa faccenda poi nella memoria diciamo del paese è rimasta per lungo tempo, tanto che qualche anno fa mio figlio su internet è stato contattato da un nipote di questo Mattiuzzi che aveva sentito da sua nonna questa storia. Vabbè. Poco dopo vanno ancora più avanti, incontrano degli operai che uscivano da una filanda, anche loro dicono ma siete matti, cosa fate, lasciatelo, niente da fare. Poi arrivano in un posto, era un prato, c'è un albero, vicino all'albero è scavata una fossa e gli dicono, lo leggono, dove vuoi che ti spariamo, ti sparate dove volete, sbrigatevi. Ora hanno un attimo di titubanza. Dopo gli chiedono, hai dei figli? Sì, quanti? Due. Che età hanno? Una figlia di 4 anni e un figlio di 4 mesi. Allora pensano un po', dopo lo slegano e lo lasciano libero. Questo è avvenuto perché una famiglia, non so perché, aveva fatto una soffiata. Qua nella foto che avete visto prima, che c'è mio padre in divisa da ufficiale medico dell'esercito. E qualche volta erano entrati dei partigiani e avevano visto la divisa, la foto, e hanno detto, ah, questa è una foto da Repubblica, mia madre ha detto, no, guardate le mostrine, sono dell'esercito. Perché non aveva aderito alla Repubblica di Salò. Allora, sì, c'era una famiglia, padre, madre e figlio, si chiamavano Anzil di cognome. La soffiata era partita da questi, non so perché, forse erano in astio, mi pare con mio padre perché non ha voluto fare dei documenti falsi per facilitare qualcosa.
questi hanno avuto una brutta fine, perché sono rimasto vedovo, sono rimasti padre e figlio in miseria, si sono andati a vivere in una stanzetta in un'altra città e sono morti soffocati dal gas emanato dalla stufetta. Quei due che l'avevano preso per ucciderlo, poco tempo... Erano, per capirci, partigiani? Partigiani. Quindi era una fase in cui, sì, fluida, come dire, si regolavano i conti. Sì, mio padre aveva fatto più di 40 autopsie fra qualche periodo. E allora, questi hanno rubato la mucca a un contadino. Ha rubato la mucca, per un contadino la mucca è, sapete, questo si è arrabbiato, ha preso il fucile e ci sono andati a fare una festa con donne, eccetera, con Zovigliani. Questo è il vestito verde, è arrivato questo da fuori. Col fucile ha mirato al lampadario, ha sparato, il lampadario è caduto tutto nel buio, questo ha cominciato, poi i fascisti, eccetera, hanno cominciato a sparare, si sono sparati e si sono uccisi a vicenda. Venendo ancora a questa famiglia che ha fatto la soffiata, era una famiglia così virtuosa, che il più santo dei santi non li raggiunge. Quando c'è stata la disfatta di Caporetto, l'esercito austriaco era dilagato fino a Gagliarini e oltre, e una sera hanno fatto una festa per gli ufficiali. Il piatto forte della festa consisteva in questo: è arrivato un vassoio, una tavola, una roba enorme, dove sopra era sdraiata la moglie di questo marito, moglie e figlio, signora, anzi signorina forse allora, era sdraiata sul tavolo senza nessun vestito sopra. Questo per capire la qualità delle persone. Adesso arrivo al primo atto. Prima di questo, un giorno portano mio padre un giovane ferito con armi da fuoco. Durante la guerra partigiana, un giovane ferito con armi da fuoco, che cosa può essere? Un partigiano. Allora, se non sarebbe stato da mandare in ospedale, era in ospedale, cosa avrebbero fatto? Probabilmente l'avrebbero curato, una volta guarito l'avrebbero fatto fucilare, perché era quella la frase. Mio padre cosa ha fatto? L'ha medicato alla pelle meglio, dopo l'ha portato in soffitta di casa nostra, l'ha tenuto lì nascosto per un mese, curandolo continuamente, rischiando di essere ammazzato a sua volta, perché chi nascondeva partigiani era passibile della pena di morte. Dopodiché, dopo un mese questo qua è guarito, l'ha dimesso. Questo si chiamava Vincenzo, è stato sempre riconoscente, tanto è vero che dopo, quando ha saputo la faccenda della mancata vigilazione, ogni tanto mandava qualcuno dei suoi per controllare che non fosse tutto a posto. E qua. Allora direi che ci ha illustrato anche questo arrivo in Italia, questi anni, direi decenni, in cui la tua famiglia si è spostata tra le province di Venezia e di Treviso, e quindi arriviamo all'approdo finale, che è la terra di Venezia. Come prima avevamo annunciato, ti accogliamo in questo racconto con l'immagine. Non so se è questa la Venezia che ha accolto la tua famiglia, certamente questa è un'immagine invece familiare. È il collegio Armeno, Palazzo Zenobio. Dove, dicevi, tuo padre aveva studiato per poi laurearsi a Padova. Quando arrivano a Venezia, o meglio al Lido?
arrivano a Lido il 1 luglio 1948. Ha voluto venire a Lido perché volevano trasferirsi a Venezia, perché a stare in campagna l'educazione dei figli avrebbe lasciato molto a desiderare. Mia sorella, che è andata a scuola prima elementare in una pluriclasse, quindi imparavano ben poco. Per il nostro avvenire sono venuti a Venezia, solo che pensavano, hanno voluto venire a abitare a Lido perché pensavano noi bambini cresciuti in campagna, all'aria aperta, eccetera, eccetera, abitare a Venezia, nelle cali strette, eccetera, saremmo diventati tubercolosi. Loro hanno detto andiamo a abitare a Lido, siamo venuti a abitare a Lido e fino adesso siamo lì. Qui vediamo solo alcune immagini di quelle che ci hai. Allora, qua è il 28 maggio 1944, io avevo un mese e 23 giorni, lì c'è mia nonna e mia sorella. Che è la cara Charlize che tutti conosciamo, a cui vogliamo. L'altra foto è poche settimane dopo che siamo arrivati a Lido, c'è mia madre, mia sorella e io. Quell'altra è un po' precedente, c'è mia sorella con le trecce e io che avevo 3 anni circa. Proseguiamo con questa carrellata. Ecco, quest'ultima foto è del 16 settembre 1962 a Asolo, davanti alla chiesa di Santa Croce. Ecco, allora mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' l'attualità a Venezia e il rapporto che hai avuto anche con la congregazione militarista e le occasioni che avete avuto di ritrovo, di riunione della comunità a Venezia. C'erano delle famiglie a Venezia? C'erano alcune famiglie armene a Venezia, venute due centri di aggregazione, era un collegio armeno e l'isola di San Lazzaro per le messe, per cerimonie, perché specialmente durante la direzione del collegio armeno di padre Elia Pecicchiani venivano organizzate riunioni conviviali di armeni, specialmente il giorno del Natale armeno facevano una festa perché c'erano molti studenti armeni e loro organizzavano e padre Elia li aiutava in ogni maniera per tenere l'unità. Tant'è vero che dato che il collegio armeno è maschile, padre Elia teneva un corso di armeno per ragazze perché potessero imparare anche loro la lingua. E dopo l'8 ottobre 1955 sono entrato al collegio, ho fatto tutto il corso, il 25 giugno 1961 mi sono diplomato. E poi hai avviato la tua professione anche di storia. Storia recente. E senti, citavi Asolo, perché anche Asolo era un luogo. Sì. Asolo ci si riuniva specialmente la domenica di metà settembre, che è la festa della Santa Croce, alla quale è dedicata la chiesa che si vede nella foto, si riunivano tante famiglie. Asolo era la sede estiva del collegio armeno, perché un tempo i ragazzi non tornavano a casa e passavano l'estate lì a Asolo, nel collegio. A proposito di questo, se volete vi racconto un episodio non piacevole, ma a fine... fine è piacevole. Allora, questo fatto è avvenuto agli inizi del 1900. C'era la camerata dove dormivano i ragazzi, stavano dormendo, in angolo della camerata dormiva anche l'istitutore, il sorvegliante. Questo non so, non dormiva, soffriva di insonnia, si è svegliato, a un certo punto vede che uno dei ragazzi si alza dal letto e comincia a camminare, però un po' come un automa. Lo segue, vedo che questo qua scende, va giù al piano inferiore, va, entra in una legnaia e lì prende un'ascia e cerca di salire su, lui subito è corso nel dormitorio, ha svegliato tutti i ragazzi, li ha cacciati giù dal letto di forza, intanto arriva quest'altro con l'ascia, va sul letto di ognuno all'altezza del cuscino, paf, da un colpo di ascia. Il giorno dopo Beninteso l'ha mandato a casa. Vi racconto un episodio invece, perché qua Martana ha scritto aneddoti spassosi, perché ho raccontato storie un po' tristi, me ne racconto anche qualcosa di spassoso. Questo perché merita un'introduzione. Sì. Suren, dicevo prima, è cultore sicuramente della storia della cultura armena con grande perizia e passione,
ma è anche un grande conoscitore della comunità armena, non solo veneziana, ma italiana nel suo complesso, e quindi ne conosce tutte le storie, anche quella rassegna, a volte anche pittoresca, originale, di figure, personaggi e di aneddoti, e di cui peraltro raccontava anche in una sezione della Voce, ricordo una pagina che era dedicata proprio a storie straordinarie. Me ne ha raccontate tante, dobbiamo selezionarne qualcuna, ma evidentemente dobbiamo farlo e raccontarle. Prego, Surenna. Parlando di Asolo, faccio una premessa. Uno dei padri militaristi, padre Carechin, era una persona molto posata, sagace, intelligente. Lui era Asolo in quel tempo, sovrintendere ai ragazzi. In quel periodo stavano restaurando i gabinetti del... però non avevano finito di restare. Nel frattempo lì Asolo era venuto il nipote di un altro padre militarista che era, parlando in dialetto, oggi era un fiaindrio, e allora l'avevano messo a studiare qualcosa di agronomo o altro. Questo è venuto lo zio sacerdote e gli chiede: allora come si coltivano i pomodori? L'ho visto padre. E le patate come si coltivano? L'ho visto padre. I cetrioli come si coltivano? L'ho visto padre. Lui si è arrabbiato: cosa vuol dire l'ho visto? Sai farlo? E fa, tanto era questo tipo. Allora succede che questo gabinetto, che era un restauro, dentro entra un giorno, entra una cuoca del collegio, e a un certo punto vede che nel muro c'è un foro e due occhi che la guardano. Lui prende paura, scappa e va a riferire a questo padre Carechin. Dice: guarda, qua c'è una roba così. Il padre Carechin pensa, dice: chi può essere, chi ha tolto il mattone? Chiama questo tipo, Ruben si chiamava, gli dice: Ruben, vai a mettere a posto quella pietra che hai tolto. Sì, padre! Senti, a proposito di suocere, per esempio, nel linguaggio armeno si nomina la madre dello suocero, ecco, la Gesur. Tu ci hai raccontato della vicina di Marie Dudouyan, per esempio. Chi era questa persona? Allora, c'era una signora, sorella di un noto padre militarista, che nei primi giorni del genocidio questo padre era ospite della sorella in Turchia. Sono arrivati i gendarmi turchi per arrestare il fratello, e lei cosa ha fatto? Ha picchiato i gendarmi e li ha cacciati via, tanto perché si capisca che tipo è. Questa aveva una figlia molto talentuosa, che aveva vinto il premio Chopin di pianoforte, e molti giovani armeni volevano sposarla, però lei diceva: concedo la mano a mia figlia a patto che venga a abitare anch'io con voi. Quindi anche se questi erano innamorati pazzi, facevano una retromarcia. Questa, io ero bambino, una volta camminando per Venezia la incontriamo e comincia a raccontarci che ha portato una roba, un vestito in tintoria e che non hanno tutto bene, eccetera. Adesso le ho raccontato al perduto che mi diceva, la seguiamo, comincia a spiegare con un italiano molto approssimativo, e il titolare della tintoria dice: no, guarda, ho fatto bene, cioè, piuttosto un fervore si arrabbia e comincia a dire parolacce in armeno. Questo ovviamente non capisce, allora non ci fa, diglielo, quello che gli interessa, di chiamare parolacce in armeno. Questo aveva un marito succube della moglie, che aveva un bitozzolo e faceva il giardiniere di San Servo, il manicomio di Venezia. Una volta va un suo amico a trovarlo, questo gli apre la porta e vede che ha un piatto, dentro al piatto c'è questo pitozzolo, tutta dalla testa a sangue, si era tagliato da sé il pitozzolo. Senti, a proposito di genio armeno, sì, qualcosa a che fare con le lenticchie e con il lucido da scarpe, prova a raccontare. Allora, però le lenticchie non c'entrano con l'Italia, America. Il lucido da scarpe, ve le racconto tutte, faccio presto. Il lucido da scarpe. Poco prima della prima guerra mondiale c'era un ricco armeno di Milano, si chiamava Garbistizia, che aveva bisogno di due uomini di fatica. Ha scritto in Oriente e ha mandato questi due uomini, analfabeti o semi-analfabeti, arrivano lì, li assume. Uno di questi aveva una corporatura simile alla sua, per il datore di lavoro, tutti i vestiti dismessi che gli dava lui, li indossava e così anche elegantemente.
un giorno era seduto in un bar in centro, il tavolo vicino era seduti una signora con la figlia. Questi qua perdono qualcosa, gli cade qualcosa per terra, lui si china per prendergliela, da cominciano a parlare, fanno amicizia, dopo l'amicizia diventa fidanzamento, il fidanzamento diventa matrimonio, si è sposato con la figlia di questo. Cosa è saltato fuori? Che il padre di questa qua era il padrone di una fabbrica di lucido da scarpe. Allora ha assunto il genero e lui, il genio, almeno subito ha capito come funziona la cosa. Quando è morto il suocero, lui è diventato di fatto il padrone, il direttore e tutto. Allora lì è venuto, si è visto il genio almeno in che cosa consisteva. Poco dopo ha fatto pubblicare un annuncio sul Corriere della Sera. Dalla fabbrica di lucido da scarpe, il direttore, mentre stava controllando il lucido in preparazione nei grandi pentoloni, che è caduto dentro il pentolone un suo anello con brillante, molto prezioso, un ricordo di famiglia, a un valore affettivo molto elevato. Chi lo trova, se lo porta e diamo una lauta marcia. Ben inteso, non era caduto nessun anello, ma però la vendita di quel lucido da scarpe è salita alle stelle. Ve ne racconto un'altra. Il collegio almeno aveva dei beni con i quali veniva mantenuto il collegio e l'amministrazione dei beni aveva sede a Padova in un edificio dove stavano alcuni padri. I ragazzi del collegio almeno che avevano finito studiavano a Padova venivano ospitati in questa casa. Una sera che i padri non c'erano, questi cosa hanno fatto? Sono entrati in cucina, hanno fatto razzia, salami, formaggi, vino, io ho fatto dei bagordi. Dopo quando sono tornati i padri si sono accorti, allora gli è successo un gran chiasso, eccetera, l'abate è venuto a saperlo, allora ha convocato questi ragazzi. Uno di questi era Leon Gurerian, che era il nipote dell'abate, allora ha mandato avanti lui perché è il nipote e lui perché era architetto. Sul quadro ha disegnato tutta la scena della festa che ha fatto, l'ha portata all'abate, lui ha sorriso, però ha detto che la situazione non era più sostenibile. Li ha mandati via, però per non lasciarli soli, ha fatto un contratto con il collegio dei gesuiti e andavano lì a pensione. Una volta al mese passava il padre del chitarrista e pagava la retta di tutti. Cosa è successo? Che mentre pranzavano, cenavano, passava sempre il direttore di questo collegio che si chiamava Padre Magni e i ragazzi armeni lo salutavano, dicevano Padre Magni e dopo giù una frase di parolaccia in armeno e sempre la stessa. Il giorno che arriva il padre del chitarrista per pagarlo, questo padre Magni dice, senta padre, cosa vuol dire questa parola? Cosa una parola, c'è non si può essere. Allora ha detto, prendi i suoi allievi e senti. Dopodiché allora ha dato una borsa di studio e ognuno vedeva da sé, da farsi. Però sulle lenticchie solo un attimo, è vero che è una storia americana. Le lenticchie, vabbè, le lenticchie è questo. Un armeno emigrato in America ancora a metà del 1800 si era portato assieme le lenticchie, non so in che città è capitato che non conoscevano le lenticchie, gli ha detto che cos'è, gli ha detto le lenticchie ma cosa sono, gli ha detto è il cibo che ha mangiato Gesù l'ultima cena, sapete che americani protestanti devoti, oh, se potessi muoverlo eccetera, lui ne aveva qualcuno e l'ha dato, dopo si è fatto portare delle lenticchie dall'Oriente, però non ha fatto confezionare delle scatolette come quelle per i gioielli che sono con il velluto dentro, uno non c'era una lenticchia. Ve ne racconto un'altra, questa non so se te l'ho raccontata. Questa riguarda una persona in cui nipote tu hai conosciuto. Questa persona era un amico di mio nonno a Milano, era anche un po' socio in affari. Loro due, mio nonno e questo, avevano un conoscente, un giorno l'incontro e questo cominciava a lamentarsi che cercava moglie e non riusciva a trovare moglie, cosa si poteva fare, e detto, vabbè, se non si trova, metti un annuncio sul giornale, e non mi vergogno, cioè, facciamo noi. Non ha fatto niente, ben inteso, però dopo un po' di tempo arriva una lettera a questo. Egregio signore, ho letto il suo annuncio, eccetera, sarei interessato a conoscerla, io vengo il tal giorno a Milano, provenendo dalla stazione arrivo alla tal ora da questa città, se può venire che ci incontriamo, però per farsi riconoscere si tiene in mano una banana. Allora loro, due, mio nonno e quest'altro, si sono nascosti, ho visto che quel giorno arriva questo vestito elegantemente con un grappolo di banane. Allora arrivano davanti al binario del treno, scendono, non si vede nessuno, magari ha perso il treno,
al treno successivo entra la banana, niente, dopo sapete loro guardare uno scherzo. Però chi la fa l'aspetta? Questo è un pochino bocca accesa, ma è molto pronta. Questo l'amico e socio di mio nonno aveva una, abitava a Milano, aveva una fidanzata a Assi, che si chiamava signorina Rina, e lui ogni tanto andava a Asti a trovare questa fidanzata. Questo cucinava un cibo che si chiamava un loggin, che gli piaceva tanto, non so che cosa sia. Comunque era fine estate, inizio autunno, era andato a trovarla, ha mangiato bene, bevuto bene, al ritorno in treno gli viene un mal di pancia, un mal di pancia, un mal di pancia da morire. E allora nei treni di allora non era come adesso, che c'erano ogni vagone a due gabinetti, ce n'era uno o due per tutto il convoglio, ma uno occupato, quell'altro occupato, proprio scoppiava, non so cosa fare. Nel scompartimento c'era solo lui, ho detto, tiro giù la finestra, mi espongo fuori e così mi tiro. E così ha fatto, solo che non aveva pensato che qualche scompartimento più indietro c'era il capotreno che aveva la finestra per prendere l'acqua. Questo va subito il corso, vede che uno si allaccia, e si è preso una bella multa. Vi racconto adesso un altro. Piccola difficoltà poi avere solo un evento per questo tipo di testimonianza. C'è un paese nel nord-ovest della Persia, no, ce n'è qualcun altro. Nel nord-ovest della Persia, faccio presto, i cui abitanti sono noti per essere imbroglioni ma di alto volto. Emigravano in Russia, facevano delle truffe, fingevano di essere monaci del convento russo di Gerusalemme, che era sotto sequestro, bisognava raccogliere soldi, sfidavano gente, oppure si fingevano morti, si facevano chiudere nella chiesa, di notte dopo si alzavano dalla bara perché gli rimane aperta, rubavano la gente e scappavano via. Ecco, c'era una famiglia di questi che era emigrata in Russia. Quando è successa la rivoluzione bolscevica, loro volevano venire via, il loro fornitore, perché venivano a Grumi, ha detto, guardate, c'è una nave piena di cotone che devo portare a Costantinopoli per venderla, solo che sono molto noto ai comunisti. Se vedono che è roba mia, requisiscono, e poi andate a Costantinopoli, vendete il cotone, dopo io vendo, mi date i soldi. Allora sono andati e hanno venduto il cotone, dopo quando è venuto lì, ce l'hanno requisito ai comunisti. E poi che lo sono venuti in Italia. Venuti in Italia sono andati da mio nonno, che sono venuti, noi abbiamo soldi, eccetera, si credevano già degli onassi, sono dei Berlusconi di fare affari, eccetera. Mio nonno ha capito che ti piacciono, ha detto, tenetevi i vostri soldi, fateli fruttare, ma non mettetevi in imprese commerciali. Loro sono rimasti scontenti, sono andati da un altro, un tipo che si chiamava Casas, che era noto perché a soli 16 anni a Svidni aveva fatto un grandissimo imbroglio. Questo ha detto, guardate, c'è un affare apposta per voi, c'è una nave a Genova piena di scarpe che deve andare in Egitto, voi dovete scaricare le scarpe da una nave, metterle in un'altra, vai in Egitto e dopo vi vengono i soldi. Loro prendono, caricano, scaricano, mandano in Egitto, aspettano i soldi, non arriva niente. Allora scrivono, arriva una protesta dall'Egitto. Loro dicono, ci avete mandato tutte scarpe singole. Quindi c'è una peccato che non c'è la Tatiana, perché questa storia riguarda suo padre. Allora, nel 1925 è venuto a Venezia di Erişehir, uno dei più grandi poeti armeni dell'Armenia sovietica. E allora gli studenti armeni, è stato qua qualche mese, hanno voluto incontrarlo e hanno chiesto al rettore, sono andato a parlare dal rettore, che allora era Luigi Lucatello, chiamato Gigio Balon, che concedesse un'aula, una sala. Lui l'ha concessa, loro sono andati, questo è venuto a parlare, eccetera. Però questo poeta e il padre della Tatiana erano tutti e due del 1897, si conoscevano perché erano della stessa città. Il padre della Tatiana alla fine chiede, senti, cosa è successo del nostro coetaneo, del nostro amico? Ah, quello l'abbiamo fatto fuori, e quell'altro l'abbiamo fatto fuori, e quell'altro ancora l'abbiamo fatto. Chissà quante volte ha detto, per fortuna che sono venuto in Italia. Ve ne dico un'altra, c'era una signorina bassa e grassa, questa era proprio una cartolina. Questa quando veniva, abitava a Mestrino, quando veniva a Padova soggiornava all'albergo Corso. Allora gli alberghi non avevano i servizi in ogni stanza, c'era solo un lavandino e i servizi erano fuori per varie stanze. Questa quando anche si sveglia ha avuto, come si dice, una impellente necessità fisiologica, si può finire in bagno. Ha preso, preso la sedia e si è seduta sul lavandino perché era bassa, grassa, tozza, paf, il lavandino è crollato.
stamattina è arrivato, il mattino dopo, senza dire niente a nessuno, scende e chiede al portiere quanto è, 10 lire, gli paga 10 lire e se ne va. Dopo qualche anno dice, oh, ma si sono dimenticato. Torna, pernotta una notte, scende per pagare, dice, quanto è? Fa 310, come erano 10 lire? E dice, ma 300 sono quelli della mandina. Poi un altro, volevo chiederti su lei, perché mi aveva accennato anche l'insegnante francese di Antonia, la signora l'ho conosciuta ma non la ricordo. L'insegnante Maturia a Piaviani, mio padre diceva, intelligentissima, bruttissima, era nipote di un noto scrittore armeno. Questo insegnava francese e inglese alla Berlitz School. C'era una famiglia armena che aveva tre figlie e allora, un secolo fa, avere tre figlie, capite che cosa vuol dire per un genitore? E allora una volta ha chiesto a questo, senti, lì a scuola da te non c'è qualche giovane, qualche uomo così per bene che vada bene per mia figlia? Questo gli fa, se ci fosse l'avrei preso per me. Questa era Piaviana, avevo un'amica che conosceva anche mia nonna, e, questa che abitava a Mestrino, e una volta mia nonna era andata a Asolo, e questa qua incontra mio padre e gli dice, dov'è tua mamma? E è andata a Asolo, dove è Asolo? E Asolo, vicino a Bassano, questa è Bassano, Bassano, diceva in testa Bassano, è diventato Bassanello, era andato qua a Bassanello, girava tutti i macellai, drogheri, avete visto una signora così, così, eccetera. Poi un'altra di questa, è lei che lo racconta, era un albergo, sono scesa giù dalle scale, vedo che di fronte mi vedo una signora modesta, buongiorno, le ho detto buongiorno, mi ha risposto, poi cosa vedo? Era lo specchio. Senti, su lei. Ve ne dico due e ce n'era un'altra che ha cresciuto il figlio, che tu hai conosciuto molto bene, che era una persona estremamente rozza, tanto è vero che mia nonna non voleva avere rapporti con questa, tanto è vero che una volta è andata a bussare alla porta di mia nonna apre la finestra e gli dice non sono a casa. E allora questa, le gesta di queste. La signora Pipe. Le gesta di queste. Una volta avevano eletto un nuovo abate a San Lazzaro, allora subito dopo gli hanno incontrato le congratulazioni, auguri, eccetera, eccetera. Questa va e fa gli auguri a modo suo. Ehi, sappi che io ho lavato la tua biancheria sporca. Poi si era sposato un armeno da poco e è andato a messa a San Lazzaro. E allora vede la sposa, dice, sei tu la sposa del tale, sì, girati un po' che vedo come sei fatta. Vi racconto l'ultima perché riguarda in parte i padri militaristi. Come sapete bene, i padri militaristi sono molto gelosi della purezza della lingua armena, ci tengono la lingua armena, l'ortografia, non usare termini stranieri, e questo passa anche ai loro allievi. C'era un tipo che è stato loro allievo che durante la Seconda Guerra Mondiale doveva fare la censura per le lettere in lingua armena. Un altro, di cui il figlio tu hai conosciuto, faceva la censura per i militari. Questo qua gli ha dato una lettera, erano due fidanzati che si scrivevano, non c'era niente di pericoloso. Lui legge e vede che c'è un errore di ortografia, allora si sveglia subito l'allievo militarista, sotto gli scrive, asino, questa parola si scrive così. Per concludere, non vorrei che in voi si formi l'errata opinione che gran parte degli armeni sono dei personaggi macchiettistici degli armeni d'Italia. Invece ce ne sono stati tanti che hanno portato più che onore. Qua c'è la professoressa Antonia Arslan, e quindi colgo l'occasione per ricordare che lei è stata professoressa universitaria come sua sorella e suo fratello, suo padre e suo nonno, che è stato il fondatore della scuola di otorinolaringologia a Padova. Poi il professor Terzian, neurologo, che è stato rettore dell'Università di Verona, il primo rettore, Mirta Azargiclian, che ha avuto la cattedra di fisiologia all'Università di Milano, Gregorio Cresciani, che ha avuto la cattedra di odontoiatria all'Università di Ferrara, Giacomo Ciamiciana ha avuto la cattedra di chimica all'Università di Bologna, Di Gran Civignano ha avuto una cattedra di non so che materia aerospaziale a Roma, e la figlia che ha la cattedra di armeno a Bologna, Paola Mindoniani ha avuto la cattedra di letterature comparate a
Venezia, Padre Logon, lo sapete, poi molti liberi docenti, Alessandro e Davide Meccigliani, rispettivamente libero docente in odontoiatria e in clinica odontoiatrica, il professor Gregorio Valdiviana, anche lui libero docente in clinica odontoiatrica, il professor Zingirian, primario oculista, Diranichi Pascian, primario cardiologo, Sandro della Stozza Doriani, libero docente in clinica ortopedica, il professor Ignazio Cucichian, libero docente in tisiologia, il professor Minassian, primario dermatologo, Stefano Casangian, che ha avuto la cattedra di matematica all'Università di Milano, Di Grandi Cranian, che ha avuto la cattedra di matematica all'Università di Udine, da poco scomparsa Susanna Mildonian, che ha solo 19 anni, ha vinto il primo premio di ARPA Tel Aviv, Marino Durian, che ho citato prima, che ha vinto il primo premio Chopin ancora prima della Prima Guerra Mondiale, i pittori Gregorio Scicchian a Milano e Gerardo Orachian a Roma, Angelo Ifrichian, dato che avete suonato il brano di Vivaldi, che è stato lo scopritore o il valorizzatore di Vivaldi, Yusik Ashraf, che è stato quello che è l'iniziatore degli studi sul futurismo in Italia, Vahan Kazanjikian, direttore della Banca Cattolica del Veneto. Mi sono dimenticato un episodio, è molto breve, sempre riguardo ai padri militaristi. C'era un compianto padre Isacco, persona di molto valore, uno storico molto preparato che si era laureato in Belgio. Lui era una persona che aveva sempre fretta, doveva sbirare. E poi quando doveva redarguire uno gli diceva rimbambito. È successo che i padri del collegio Armeno, dove abitava lui, celebravano la messa nella vicina chiesa dei Carmini e lui doveva andare a celebrare la messa, ha chiamato un ragazzo e dice vieni a farmi da chierichetto. Sono andato, tanto di fare la messa, a un certo punto è arrivato alla parte dove bisogna dare la comunione, lui stava tirando dritto e il ragazzo gli fa padre, gli dice c'è una signora che vuole fare la comunione. Ma si avvicina, la messa celebrata in Armeno, si avvicina e gli dice la formula di rito con la particola in mano per dare questa rimane con la bocca chiusa. Ripete la formula e la bocca chiusa. Si arrabbia e gli fai in Armeno, apri la bocca, rimbambita clara, apri la bocca. Comunque hai dimenticato un nome, e cioè il dottor Gregorio Dovigliani, che anche come medico non solo è stimatissimo, non solo nel libro a Venezia, ma in tutta la comunità armena. Quindi direi che possiamo concludere qui e ringraziare veramente di cuore Suren per la sua testimonianza, per i vari registri e toni che ha saputo utilizzare, la ricchezza e la varietà delle storie che compongono davvero un mosaico straordinario. Quindi ringraziamo di cuore il testimone di oggi e il nostro amico Suren. Bene, grazie davvero a tutti voi presenti.